Finan, cos'è successo? Non lo so. Deve essere caduto dal letto e chissà come la cannula gli si è attorcigliata intorno al collo. Ezra, ma perché? Non voglio vivere attaccato alle macchine, troppo debole per pulirmi il sedere. Perché pulirti il sedere da solo se c'è qualcuno che può farlo per te? Perdi tempo. Possibile che non hai altri pazienti di cui occuparti? Vedi, qui funziona che chi arriva prima ha la precedenza. Non ti consento di sottopormi ad altri test. E se qualcuno tenta anche solo di toccarmi, sono pronto a denunciarlo per aggressione. Avete sentito? Vuole essere lasciato in pace. Perché non cominci tu? Vattene! Tu sei venuto da me, non io da te. Credevo che avresti avuto il coraggio di fare quello che andava fatto, al momento giusto. Che però non è arrivato. Piuttosto controlliamo i polmoni. Respira, dovrai buttare fuori l'aria prima o poi. Ora basta. Paus, gli fai male. Voi lo fate a me. Bene. Tu non collabori, noi non ti aiutiamo. I polmoni si riempiranno lentamente di liquido. Annasperai alla ricerca dell'aria senza riuscire a catturarla. E ogni respiro sarà mostruoso. Sarà lento, doloroso, una tortura. Non scegliamo come nascere e non scegliamo come morire. Ma se potessi? Senti, facciamo un patto. Concedimi un altro giorno. Se non riesco a scoprire che cos'hai entro domani, ti aiuto a morire. Paus. 24 ore. Andiamo, non ti uccideranno. Persona anziana, polmoni, liquidi, via. Non puoi aiutarlo a morire. Certo che posso, Chase dice che è normale. La Caddy non ti permetterà. Finitela! Non volete che lo uccida, va bene. Sorpresa, neanch'io voglio ucciderlo. E come faccio? Basta che facciate il vostro lavoro. Abbiamo 24 ore per scoprire cosa veramente. Tic tac, tic tac. Faccio le colture per la polmonite. Avrà batteri nel sangue. Ci vorranno più di 24 ore. No, se centrifugo il campione. Separo globuli rossi e faccio l'antibiogramma. Ok. Fate amilasi, dididimeri, proteina C-reattiva, urinocoltura e anche l'espettorato, già che ci siete. Tu controlla casa e laboratorio per radiazioni e tossine e biopsia del midollo. Tutto in 24 ore? Nah, quello che non riuscite a fare lo farete in autopsia.